Io vi ricordo che ben 3 anni fa noi abbiamo portato in live su questo canale la visual novel di School Days. Queste affermazioni mi fanno preoccupare, fai bene. Allora, 3 anni fa abbiamo portato la visual novel di School Days, che ora io vi spiego cos'è. In questo caso questa visual novel è a tutti gli effetti un insieme di filmati. Un corto che praticamente tu vedi video su video e devi prendere delle decisioni. Avete presente Until Dawn? O comunque giochi simili tipo... Giochi in cui devi appunto prendere delle decisioni e in base alla decisione che prendi la storia diverge, la storia si articola. Giusto per farvi vedere, School Days The Decision Map, l'ho scritto con una merda ma va bene lo stesso. Eccolo qua, root in realtà dovevo scrivere. Diciamo che queste qui sono le possibili, tutte le possibili root che potete fare in School Days. Tipo ad esempio, vi faccio un esempio, inizi la storia... Succede evento 1, evento 2, evento 3, evento 4 e poi dopo l'evento 4 tu devi scegliere vai sopra o vai sotto e in base a dove vai finisci in una parte diversa. Mettiamo caso che vai sopra, finisci qua. E stessa cosa succede molte volte e alla fine, in base a ogni singola decisione che prendi, la situazione ha un finale diverso, il gioco ha un finale diverso. In totale ci sono... molti finali, mi pare 6 finali diversi. Io con School Days vi invito a rivedervi il gameplay che ho portato 3 anni fa. Ho fatto uno dei finali peggiori, penso un finale simile a quello dell'anime, perché chi ha visto School Days, penso insomma, vi ricorderete come finisce l'anime di School Days. Faccio vedere qui. Penso vi ricorderete come finisce l'anime di School Days del 2007. Tra l'altro il gioco è molto prima, se non vado errato. Non ricordo sinceramente di quando è, però è un po' prima, è un po' prima. Fatto il rewatch stamattina, sì, top finale, esattamente top finale. E quindi oggi non andremo a giocare School Days, perché noi l'abbiamo già giocato School Days, e appunto vi invito a recuperare in caso la live, la trovate su Realme Live, ma giocheremo il suo fratello gemello, ovvero Shiny Days, che adesso andiamo a vedere di cosa parla, così abbiamo un po' una panoramica completa della situazione. Shiny Days è uno spin-off della serie Days, remake di Summer Days, come School Days HQ, che è quello che abbiamo giocato noi, è rimasterizzato per avere animazioni di qualità superiore, quindi praticamente in origine c'erano School Days e Summer Days, quindi giorni scolastici e giorni di estate, giorni estivi, che poi hanno avuto 2 remake, School Days HQ e HQ e in questo caso Shiny Days, che sarebbero semplicemente la stessa cosa del gioco originale, ma con una versione fatta meglio, rimasterizzata, con animazioni migliori, contenuti extra e altre cose. Ora, il gioco è un remake di quel gioco Summer Days, con l'aggiunta di una nuova eroina. Il gioco è stato successivamente tradotto in inglese, ok, tuttavia i finali che coinvolgono scene di sesso con Kokoro sono stati rimossi nella versione Nord America, no, a causa della possibilità che queste scene fossero considerate pornografia infantile, no, insomma, possono essere ripristinati con una patch rilasciata il 24 dicembre. Ora io non so il gioco che andremo a giocare se ha questi contenuti con Kokoro, che non so neanche chi è Kokoro, fatemi andare a vedere chi è, capisco, è la sorellina, quindi io non so se quello che andremo a fare stasera avrà questo tipo di cose. Spero di no, perché altrimenti tanto mi tocca censurare tutto, ve lo dico. Non vedrete niente se ha questo tipo di cose. Però comunque andiamo avanti. Il percorso è ora diviso in 2 percorsi principali. Con quello nuovo incentrato sul rapporto tra Inori e il cast, nonché sulla guerra tra il gruppo pianzano e il santuario. Non so che cazzo sono queste cose. La relazione del padre di Setsuna e dei suoi ex amanti ora si è arricchita di più, così come l'aggiunta di diversi brutti finali. Ok, quindi in realtà questa è più o meno la presentazione. Io non ho capito in cosa differisce da School Days, cioè mi pare di aver capito che tipo le protagoniste sono Setsuna, che era un'amica di... Purtroppo qua è un problema con i nomi. Mi pare che Setsuna era un'amica di... non è lei. Era un'amica di... Sì, di Kotonoha. Mi sa che era un'amica di Kotonoha o di Sekai. No, forse era un'amica di Sekai. Mi sa che Setsuna era un'amica di Sekai, quindi dovrebbe essere incentrato su questa Setsuna qui e su altre cose che staremo a vedere. Che poi comunque ricordiamo che questo qua è un gioco, quindi vale la regola dei giochi sulle piattaforme di streaming come Twitch, ovvero che se in un gioco, non mi vengono in mente degli esempi ma ce ne sono, ci sono delle scene di sesso, anche per esempio Cyberpunk Edgerunners ti faceva personalizzare il personaggio e lo potevi vedere nudo, non c'è problema a mostrarlo, quindi ovviamente da questo punto di vista stiamo safe, però ovviamente io
non voglio, come dire, essere proprio così sprezzante del pericolo. Finché ci sono delle tette, non censurerò niente, perché sti cazzi delle tette. Già l'abbiamo fatte vedere molte volte e non muore nessuno. Però se ci saranno delle scene di sesso vere e proprie, io censuro. Quindi almeno quelle, vi dico, verranno censurate. E non so se ci sono altre cose da dire, se no possiamo iniziare. Sì, prima di entrare in live c'era l'alert per i contenuti sessuali. L'ho messo perché l'unico problema di School Days, a parte la violenza alcune volte, sono i contenuti sessuali. Perché sapete com'è? La volete sapere una cosa incredibile? In questo anime i personaggi scopano. I liceali, cioè i ragazzi, le persone, gli esseri viventi che vanno al liceo, scopano. E lo so, è una cosa stupefacente. È un concept incredibile, ma succede. Quindi per questo motivo mi tocca censurare. No, delle tette mi blocca la crescita. È un prequel? No, è uno spin-off. Come ho letto all'inizio, è uno spin-off della serie Shiny Days, che se andiamo a cercare la definizione di spin-off, giusto così per, come dire, per completezza, lo spin-off è un'opera derivata sviluppata da un'opera principale. Quindi, vabbè, qua non dice cosa, però, insomma, dovrebbe essere semplicemente una storia a parte. Non è né un sequel, forse un prequel per certi versi, però è proprio una storia a parte, da quanto ho capito. E staremo a vedere. Va bene, regà. Quindi, per quanto mi riguarda, possiamo cominciare. E se non avete altro da dirmi, io andrei. Adesso lo dovreste sentire un po' più basso, quindi dai. Cerchiamo di resistere. Ora, iniziamo. Se tutto va bene, iniziamo il fantomatico gameplay. Ora, questa è una decisione importantissima, di sicuro. No, dai, adesso si sente bene, dai. Dai, adesso si sente bene. Non mi potete dire che è alto adesso il volume, dovrebbe essere giusto. Quale scegliamo? Potete farmi un sondaggio in chat? È infatti già meglio, ho fatto bene. Ah, io sceglierei la sinistra. Anche se, allora, la destra, che poi non so cosa serva a st'uniforme, però per quanto mi riguarda la sinistra no cap proprio. Ah, e tra l'altro, anzi, oddio, non è vero, non vince la sinistra. No, perché all'ultimo tutti fanno i figli di puttana e scelgono l'altra opzione. 49% a 51% e vince destra. E vabbè, allora avete fatto gli stronzi e va con la destra. Stavo dicendo, dobbiamo scegliere il tipo di approccio su come affrontare questo gioco. Io vi dico il mio obiettivo. Dato che con School Days alla fine ho fatto morire il protagonista, il mio obiettivo sarà quello di non morire. Poi se scoperemo o non scoperemo, quello non è importante. Il mio obiettivo sarà di non morire. Ovviamente, se possibile, mi creerò un bel harem, come è giusto che sia, però l'obiettivo sarà quello di non farsi uccidere da una di queste belle tizie. Vai, è questa l'uniforme che voglio. Ora, nakunatte. Dai, l'audio dovrebbe andare bene, su. Qualcuno sta piangendo. Gli ha chiesto se hai un fazzoletto. Ah, tra l'altro, così stoppo e posso posso risentire quello che hanno detto. Quindi, vabbè, una cosa in più almeno. No, comunque mi sa che è il protagonista che sta parlando, sbaglio. Ha detto sì. Oh, eccoci qui. Questo è Setsuna. Eh sì, il nostro protagonista. Forse la stavano bullizzando. Io sono Ito. Che succede? Oh? No, dai, non mi dire. Dai, su! E niente. È questo il momento. È questo il momento. Ce l'abbiamo fatta! Signori! Ce l'abbiamo fatta! Sia lodato! Signore Gesù Cristo! Sia lodato! Sempre sia lodato! Ce l'abbiamo fatta! Ah, grazie, grazie, grazie! Capito, non mi andava di skippare tutta questa parte, volevo vederla insieme a voi. Grazie Goyo Goyo, grazie mille a Goyo Goyo, veramente. Sempre sia lodato Davide. Dopo un'ora di live siamo riusciti a iniziare.
Cotonoa. Proprio lei. Chi ti ha dato il permesso di seguirci qui? Comunque l'audio va bene o volete che alzo? Il re delle visual novel, Koyo Koyo. È vero, lui è il re delle visual novel. Al massimo proprio di pochissimo. Allora famo che lo alzo leggermente. Intanto salvo. Vabbè dai, non tocchiamo niente, non si può buggare, dai. Facciamo che aspettiamo. Ma i soliti discorsi di inizio anno inutili. Sì, infatti potrei provare a fare un rimborso, Davide, mo vediamo. Però vabbè, se funziona alla fine mi tengo questo e s'abbracciamo. Takete! Papara papapa! Ikari sashite! Vabbè, a sto punto, ragazzi, lo facciamo tutto, dai, risentiamoci Ikari sashite! Perché no? Shiny Days. Finalmente si inizia. E poi devo dire, sta canzone, sapete, non è affatto male. Cioè, è veramente figa come opening, soprattutto dopo aver risolto questo problema. Poi volevo sapere un'altra cosa, non so neanche quanto dura questo gioco. Cioè, non so quante live saranno, ma lo finiremo. Karen Kato. Benvenuti a Shiny Days. E poi in realtà si presenta come un gioco molto bellino, dai. Comunque ci stanno tutti, ci stanno Cotonoa, ci sta Setsuna e ci sta pure l'altra tizia. Ok. E sapete cosa faccio nel dubbio? Io salvo. Io vorrei salvare. No, non me lo salva Gesù. Vabbè, sti cazzi. E a sto punto, visto che ci siamo, opzioni, aumento come mi avete consigliato leggermente l'audio. Tipo così dovrebbe andare, dai. Se non so cosa sia. Dai, ci siamo, ci siamo. Madò che bello che funziona, raga. Non mi sembra vero. Pensavate che si era bloccato, eh? Credevate! E invece... Finalmente possiamo giocare un gameplay! Dopo tanti anni. Ah, è vero, lei si chiamava Sekai. Aveva proprio un bel nome, l'altra protagonista di School Days. Ma lo stai dicendo in maniera ironica, Shenvi? Oh, grazie anche a Chimerio. Ah,
お願いあるんだけど、聞いてもらえるかな。いいけど、何？あ、今いいって言ったね。絶対引き受けてね。Sta tipo morendo, Sekai. Otonashiku shite nakya dame da yo. Mo. Sore de. Comunque sembra letteralmente che stiamo vedendo un episodio. Ano ne, baito no koto nan da kedo. Il lavoro? A lavorare al ristorante dei genitori. Ok, devo dire, questa grafica del ristorante è molto bella. Ok, Prente sta dicendo che sono a corto di personale e che gli serve una mano. E quindi mi sa che lei... Setsuna sarà costretta a lavorare lì. Se la sostituisce al lavoro. No, è una visual novel, non è un anime. È una visual novel in stile anime con le scelte. Però infatti mo a breve spero dovrebbero arrivare delle scelte da fare. Oh, sembrava che si era bloccato di nuovo. E penso proprio che le uniformi sono quelle che abbiamo visto prima. うちのお母さんだって困ってるんだよ。助けなくちゃとか思わないの？気の毒には思うけど。 No, non vuole fare la cameriera. そうだそうだ。あのね、お店のメニュー食べ放題だよ。ほら、前に行った時一緒に食べたラディッシュパフェって覚えてる？キウイとバニラアイスが山盛りの。 Se puoi mangiare quello che vuoi. Peccato, mi piacerebbe capire se è posizionato prima di School Days oppure se avviene nello stesso momento della storia di School Days. Perché i protagonisti ci stanno tutti. ここのところ夜遅いのってそのせいなんだ。そうだけど夜更かしして寝不足で体調壊して風邪ひいたんじゃないの？全くもう。それに遊ぶのはバイトしない方が遊べるんじゃないの？ もう言うことないなら帰るからね。ああ、何かある？あのね、光に聞いたんだけど、うん。
Ito no ie chikai rashii yo. E quindi? Ora Ito te Setsuna o nyugakushiki no toki ni tasukete kuretari shite sa. Mai ni watashi machiuki yo no shame okutte. Ito sarebbe il protagonista? Moshikashitara mise ni kuru kamoshirenai shi. È vero, perché pure lei era innamorata del grandissimo Makoto. Mi pare si chiami Makoto. Sekai. Ito, omanai? Sekai, watashi to Ito o kutsukeyou to shisugi. Souyun janai kara. Sore wa shitteru kedo. Moshikashitara kore kara nakayoku narechau kamo. Souyu sekai no hou ga Ito o isshiki shiterun janai no? Shite nai yo. Setsuna no tame da mo. Dou da ka. Ito o no ie tte chikai nda kara. Asobi ni datte. Chikaku nai yo. Hito eki bun kurai aruku shi. E? Ah. Oya oya. Ito o no ie chekku irete n jan. Ah. Chigau. Sa anche dove si trova Ito. Class no meibo mita kara. Ma che poi non ho capito, ma loro sarebbero coetanee? Cioè hanno la stessa età Sekai e Setsuna? Ma... Watashi kaze gimi de mōrou to shitete wakannai ya. Wakannai kara tsui denwa de kuchibashitchau kamo. Moshikashitara Setsuna ga Ito. Wakatta. Comunque il doppiaggio è un po' sus per certi versi. Sono kawari kyou dake da kara ne. E quindi oggi tocca fare la cameriera. Sekai, kaze naosanaku cha dame da yo. Ashita kara wa ikanai kara ne. Yoku nete naosu yo. Ja, o mise ni denwa shinaku cha. Ah, sore wa daijoubu. Daijoubu tte? Okaasan ga deru mai ni itte aru kara. Sore tte? Setsuna nara zettai hikiukete kureru to omotta nda. Guarda che bella spiaggia. Oh, Makoto! Quanto tempo. Questo qua è il terzo, la terza parte. Comunque ricordiamo che è diviso in episodi, e questo qua è l'episodio 1. Guardate che bello la sua sagoma che cammina. Ecco, questa non so chi sia. Kato. Dove sta, Kato? どうってこともないんだけど伊藤はこれから用事母さんとイタルが出かけたから釣ることもないし 今日は釣り Ah, va a pescare il nostro Makoto. カトもやるか? え、行きたいけど今立て込んでて タケさんも一緒ってことは 家のお手伝いか? そんなところ 頑張れよ! E se ne va. Ovviamente come minimo pure lei sarà innamorata di Makoto. Quello è scontato. Ito wa natsuyasumi dou suru ka kangaeteru? Natsuyasumi ne. Oh, fermi! La prima scelta! No! No! Ito? No! No, in che senso? Dai, ma che no, ma che vuol dire? Ma cosa succede? Porca di quella puttana. Ma perché non mi ha fatto scegliere? Aspetta, fammi provare a tornare indietro. Magari me lo fa riscegliere. Ok, sì, sì, me lo fa fare. Me lo fa fare, per fortuna. Posso mettere il per 16. Porca di quella puttana.
lontana, non si riesce. Ok. Appena arrivano lì devo stoppare. Aspettate. Ok, adesso stoppo appena compare la scelta. Ok, cosa vuoi fare per le vacanze estive? Che piani hai? No. Ma, dai raga, ma è scandaloso però. È scandaloso, cioè io devo scegliere in una frazione di secondo. Ma perché? No, questa qua ci deve essere un'opzione sicuramente. Ci deve essere forse un'opzione, cioè non posso mettere in pausa. Skip into next choice. Dai, ma perché ste cose? Cioè, ma è veramente... Questa cosa, raga, è veramente fuori di te. Chiunque abbia pensato a questa cosa ha una malattia. Ha proprio dei problemi. Vabbè, allora, dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo fare. Dobbiamo fare esattamente questa cosa. Per risolvere. Visto, lo scegli da solo. Porca puttana. Vabbè, dobbiamo ricordarci quali sono. Allora sono: I want to make a lot of memories, I want to go somewhere. Ma sono pure delle scelte di merda. Sono pure delle scelte del cazzo, proprio brutte. Quindi vabbè, riassumendo. Come prima scelta, cosa gli rispondiamo a questa troia? Vogliamo farci dei bei ricordi o voglio andare da qualche parte? Lo so, è molto difficile. Ci vogliamo fare dei bei ricordi o voglio andare da qualche parte a morire ammazzato? Io gli risponderei voglio farmi dei bei ricordi, ma non so quanto sia importante come cosa. Sì, almeno c'è lo skip, almeno quello, però porca troia, dai, manco posso mettere in pausa. Vabbè, a sto giro andiamo avanti perché mi rompo il cazzo a farvi fare il sondaggio. Dalla prossima volta facciamo il sondaggio. Io gli dico voglio dei bei ricordi. I want to make lots of memories. Wow. Per dimenticare il passato. Sì, letteralmente per decidere hai tipo 3 secondi. E non riesci neanche a leggere cosa ti sta chiedendo. Olè! No, quella da gatto! Tanta roba! Beh. Tanta roba quello da gatto. Grazie anche a Stecco per il 12esimo. E che problema c'è se hai il petto un po' esposto? No, Jack Devil, ti ricordi male? Ti ricordi male? No, vuole usare dei... push-up, come si chiamano? Per le tette. Ah, è vero, questa è la mamma. Spagli, cosa sei? Ma come troppo coperta, dai. Vabbè, almeno penso la pagheranno per sto giorno di lavoro. O forse no. Un bel lavoro sotto... non pagato, anzi. Non sembra proprio un bellissimo posto.
Fermi un attimo. Vabbè, allora, avrei voluto farvelo vedere meglio, ma avete visto la testa di Setsuna cosa faceva? Faceva tipo... così... Sono arrivati. Le facce sono bellissime quando parlano. Irasshaimase. Radish, yōkoso. Ichime ne. Atode nagamaku kara teburu yoroshiku. Oh madonna, che tipo questo. Hey, nani? Shinjin-san? Hai. Bellezze. Piacere di conoscerti, guarda come ci prova già questo. Ah, open terrace no ho aiteru mitai dakedo. Socchi ii? Ne, kimi kawaii ne. Issho ni ochishi ne? Cioè, questo qua ci sta provando con una bambina di tipo 12 anni. Molto interessante. Hey, hey. Tocorde, kimi nante namae? Kiyoura. Shita no namae nante iu no? Guannai shimasu. Vabbè, basta che non prova cose... Nampa nara umi de shiro te no. Se vuoi rimorchiare, fallo in spiaggia. Ah,
Dai, poteva andare peggio come prima giornata di lavoro. Però Makoto non è come...
a divertirsi Makoto e la sorellina. Eh sì. Soli soletti a divertirsi. ちょ準備で定時上がりにしてるの。その割に家に仕事を持ち込む。あれよ。白鳥は水面下で懸命に水かきしてるのに、人目には優雅に泳いでいるように見せるっていう。つまり仕事あるのに見え張って早く帰ってきたと。 Sì, sembra quasi che hanno tagliato qualcosa, ma non approfondiamo. No, mo dovrebbe finire sto episodio, dai. È a fine giornata, anche se sono passate 2 giornate. Ha preso il menù dove lavora Setsuna. Oddio, ti prego, basta. Non voglio sentire i discorsi con la madre. Ok, vai a dormire, Setsu. Vai a dormire. Ole. Sta provando a sorridere, ma non ci riesce. No. È difficile fare il sorriso, lo so, lo so. E Simo arriva, Ikari Sashite. Ottimo Rindo, ottimo. Ah, Daru. Kino, are kara dou shita no? No, basta, raga, basta. Non è finito. Io mi sa che stop. Ok che ci sono un po' di tette, quindi non è male, però io mi sa che mo stop. Sta dura troppo. Questo secondo episodio, raga, sta durando lì all'infinito. No, cioè, nel senso, guardate. Io vi proporrei, dato che credo che ci faranno vedere un'altra giornata ancora, io vi proporrei di stoppare. Però, mo, andiamo avanti, vediamo che succede. Che succede? Queste stesse immagini di di qualche tipo 20 minuti fa. Ora, kino ochikondeta shi. Kyō wa makemasen. Ok, non mi arrenderò. Muda muda. Anna no ni toushi moyashite mo kateru wake nai tte. Ma ne. Ok, raga. No, fermi. È tornata la sorellina? Hai la... Perché vanno a sotterrare i cadaveri? Gli ha chiesto... Hai per caso la pala? Sì, io vi proporrei di stoppare qua, dai. E andiamo a fare shopping con la sorellina. Sto rumore. Eh no, si finisce. Ho capito, raga, però. Il fatto è che vorrei sapere quando finisce, perché se mo dura altri 5 giorni è un po' troppo. Magari finisce adesso. Non credo. Allora dai, è carina la sorellina. Si comporta proprio come una ragazzina di 7 anni. Oh no, è tornata. Guarda, se mo' riviene la tizia tettona e si mettono a fare i discorsi su... E si mette a rompere il cazzo, me ne vado. Me ne vado proprio. Date con la sorella, siamo già su quella route. Eh sì. Eh sì. Kyōra
んて言うの？え？名札に書いてあるよ。あ、うん。清浦刹那。そうか。刹那さんって呼んでいい？うん。私、桂心。心って呼んでね。うん。心ちゃん。それじゃあね、刹那さん。何？ここの問題教えて。Spiegami come fare questo? Come fare cosa? Ah, il problema di matematica. Poi boh, io non ho mai studiato in tipo i caffè o in posti di questo tipo. Non so voi, ma mi distraggo se sto in posti affollati. Però potrei provare in realtà, prima o poi. Magari ti metti con le cuffiette. Però sì, mi sa che non mi sentirei molto a mio agio. Ma più che altro, il primo episodio sono abbastanza sicuro che è durato mezz'ora. Questo secondo episodio, un'ora. Sta durando un'ora almeno. Esatto. Grazie, Alin. Stoppiamo. Grazie Alin. Ho guardato al volo un gameplay di Shiny Days e l'episodio 2 dura almeno 2 ore. Perfetto. Quindi, signori, salviamo. Episodio 2 infinito. Direi che salviamo e continuiamo la prossima volta, perché qua altrimenti non ne passa più. Ok. Comunque, devo dirvi, sono soddisfatto. Sono abbastanza soddisfatto. Più che altro sono molto contento di aver risolto il problema, nonostante abbiamo dovuto pagare, che probabilmente non ce n'era nemmeno bisogno di pagare, però vabbè, dai, supportiamo il mercato, supportiamo questo bellissimo gioco di Shiny Days. Ora, prima di salutarvi, voglio chiedervi una sola cosa. Che ne pensate? Che ne pensate di... Eravamo a metà, sì, questo cosa voleva dire? Voleva dire che finivamo a 00:40, quindi no, dura un po' troppo. Stavo dicendo, che ne pensate di questo Shiny Days? Vi è un minimo piaciuto il concept e tutto quanto? Io posso dirvi la mia, ovvero che questi primi due episodi sono stati la noia più totale. Ci sono stati una noia mortale, questi primi episodi. Però ho comunque potuto, come dire, ho comunque potuto notare che la direzione è quella. Quindi credo che le cose si faranno interessanti già dalla prossima live. Secondo me già dalla prossima live inizieremo a vedere cose un pochino interessanti. Poi le tette si sono viste, almeno quello. Diciamo che la maggior parte dei dialoghi sono stupidi e troppo lunghi. Alcuni dialoghi sono veramente troppo lunghi, dicono puttanate. Dicono veramente delle puttanate clamorose, dovrebbero dimezzarli. Il dialogo con la madre, dimezzato. Il dialogo con la tizia tettona, dimezzato. E cioè, alcuni dialoghi sono proprio fatti palesemente per prendere tempo e dicono stronzate su stronzate. Adesso off stream chiede il rimborso, mo vediamo. Comunque, posso dirvi che alla fine è come School Days, sono sicuro che dalla prossima volta inizieremo già a vedere cose più interessanti di quelle che abbiamo visto in questa live, però insomma fidatevi che secondo me ne vedremo delle belle.